Ben arrivati a Timeline, anzi bentornati a Timeline, tutti noi siamo felicissimi di essere qua, quinta edizione oggi, prima puntata e noi oggi partiamo veramente alla grandissima, ve lo prometto, con solo super ospiti. Partiamo dalla prima perché oggi avremo delle donne straordinarie qui con noi. Partiamo dalla prima, ve lo dico subito, due argenti solo alle ultime Paralimpiadi di Tokyo, record del mondo nei 100 metri, in totale all'attivo 5 medaglie alle Paralimpiadi, è bergamasca come me, siamo nati entrambi dal Sarno Lombardo, quindi fantastico. Vi presento, signore e signori, Martina Caironi, ben arrivata a Timeline. Buongiorno a tutti. Ciao Martina, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Sono davvero felice. Allora, partiamo subito, vogliamo rivederlo quel giorno bellissimo? Lo rivediamo subito? Dai, lo rivediamo e poi torniamo subito qui per vedere anche insomma sui social tutto quello che è successo. Partiamo da questo filmato. Partita la finale con la Tiarani subito che prova a scappare e adesso che sta salendo l'onda azzurra, sta salendo l'onda azzurra. C'è Ambra Sabatini davanti a tutte, Martina Caironi, Monica contraffatto, Ambra che vince la medaglia d'oro 14-11. Ce n'è per tre, storica tripletta. Ambra Sabatini e poi Martina Caironi e poi ancora Monica contraffatto, qualche cosa di sensazionale, qualche cosa di incredibile, ma è anche vero. Ambra Sabatini 14-11, record del mondo. Martina 14-46, Monica 14-73. Tre azzurre riempiono il podio, caro Claudio. Ce lo portiamo via questo podio, ce lo portiamo a casa. Ecco, vedevo mentre andava il filmato che insomma, ti rimozionavi ancora una volta, no, Martina? Sì, certo, è molto fresca l'emozione perché siamo tornate il giorno dopo la gara. La gara è stata il 4, insomma, 5 giorni fa, un susseguirsi di poi interviste, di, insomma, siamo già qui a raccontare qualcosa che è appena successo. È stato molto emozionante, molto sofferto. Anche il commento mi piace tantissimo perché quest'onda azzurra è partita lì, ma sta travolgendo tutti anche adesso. È più uno tsunami, ecco. E come vedete, anche poi dopo condividere la gioia con le mie compagne è qualcosa di impagabile, inedito anche per me, che ero E abituata, insomma, certo. E tu sei un'onda, tu diciamo che tu sei un'onda altissima di questo tsunami e lo hai assolutamente dimostrato. Qui appunto a Timeline noi guardiamo sempre un po' quello che accade sui social, no? Andiamo allora sul tuo Instagram perché mi aveva colpito innanzitutto il post che tu pubblicasti un anno fa quando a causa del lockdown saltarono le Olimpiadi e tu avevi detto vabbè dai, la rifaremo l'anno prossimo, avevi scritto appunto Tokyo 2021, anche se sappiamo che in realtà poi sono state chiamate comunque Tokyo 2020 perché insomma era giusto così. E poi questa foto, Martina, la tua partenza in aeroporto, tu hai scritto pronti? Ma questa Martina sorridente immaginava poi di tornare, insomma, con questo medagliere? Quali erano le speranze? allora, partiamo dal punto di partenza, nel senso io purtroppo ancora non ho aggiornato il mio Instagram perché, come vi dicevo, quest'onda ha preso anche me e quindi non ci sono ancora le foto più recenti, anche se sappiamo già com'è andata. E quella fotografia di quando abbiamo avuto la notizia che sarebbe stata rimandata la Paralimpiade mi sembra lontana perché sono successe tante cose nel frattempo. E già da lì però io mi sono rimboccata le maniche per cominciare di nuovo una preparazione con calma, con serenità, cercando di curare tutti gli aspetti. Infatti non mi sono mai allenata così tanto come in questo Quindi anno. è anche servito, diciamo, questa Sì, pausa, se è vogliamo, servito. nel dramma. Certo, bisogna sempre guardare poi il lato positivo delle cose. È servito perché ho preso molta più consapevolezza di quello che stavo andando a fare, mi sono preparata nel dettaglio e questo ritardo ha permesso anche l'arrivo di una grande avversaria che altrimenti non avrebbe fatto a tempo perché Ambra ha iniziato veramente da poco. Quindi questo podio tutto tricolore è anche figlio della pandemia.
E in partenza quella fotografia con il passaporto così Questa. a mo' di medaglia era chiaramente un presagio di un rientro così in pompa magna. Chiaramente di solito si morde la medaglia d'oro e non quella d'argento, Allora facciamo però. così, allora Martina, la pubblichi dopo timeline, adesso sabato mattina posti la foto della medaglia Certo, dopo appena timeline. mi arrivano le foto ufficiali, le pubblicherò. Ah, ok, quindi sei in attesa. Va bene, ovviamente c'è stato anche un Instagram story, insomma, molto molto importante, l'avrei vista sicuramente. Perché? Perché l'uomo più veloce del mondo, così lo dobbiamo definire, ha parlato di te, ha parlato di voi. Vediamo il nostro italiano Marcel Jacobs, che proprio in un Instagram story ha postato la vostra foto e ha detto: "Grazie per avermi fatto emozionare". L'avevi vista? Sì, certo che l'ho vista e infatti l'ho ringraziato. È bellissimo che appunto un campione olimpico riconosca anche le nostre prodezze. E in realtà, in maniera ironica, io gli ho risposto ripubblicando la sua storia e dicendo grazie per averci scaldato la pista, perché effettivamente lui ce l'ha propriamente preparata. E questa mia battuta si rifà invece ad una campagna che avevano fatto gli inglesi dicendo nelle Paralimpiadi del 2012 grazie per aver scaldato i motori, no? In poche parole, agli olimpici e che poi arrivavano i Paralimpici. L'ho presa proprio da lì. Ah, fantastico, non lo sapevo. Ecco, quindi siete entrambi comunque due parti di questo sogno azzurro che va avanti da Certo. tutta l'estate. Allora, non possiamo non parlare di Paralimpiadi, ovviamente stiamo parlando dei tuoi grandi successi, senza però nominare forse il grande assente di queste Paralimpiadi. Parliamo del grandissimo Alex Zanardi. E tu, proprio in occasione del suo drammatico incidente, hai postato questo post. In cui vediamo appunto una vostra foto, insomma, del passato insieme. Ecco, com'è fare le Paralimpiadi senza Alex Zanardi? Quanto manca alle Paralimpiadi Alex e soprattutto cosa rappresenta per questo mondo, per il mondo delle Paralimpiadi Alex? Sì, Alex ci è mancato tantissimo, già dal primo giorno in cui è successo il suo incidente, e lui è il simbolo del movimento paralimpico e in questi anni ha fatto tantissimo, ha creato Obiettivo 3, che era appunto questo suo progetto di portare tre atleti alle Paralimpiadi, ma ha fatto molto di più, ha cambiato a livello culturale proprio anche la percezione del mondo paralimpico con le sue parole, è sempre bravissimo, è sempre stato un grande comunicatore. Noi non possiamo che prendere per adesso l'eredità di quello che ha fatto e sperare che torni Assolutamente. di poterlo riabbracciare Esatto, e sicuramente. cogliamo anche l'occasione per mandargli un grandissimo abbraccio a lui e a tutta la famiglia. Forza Alex, e ti rivolgiamo insieme a noi assolutamente. Ecco, citavi le parole Martina, no? E anche alcune tue parole durante le Paralimpiadi sono diventate virali. Eccole qui, perché tu hai detto: "Alle donne voglio dire di non chiudersi e di uscire, perché fuori ci possono essere tanti aiuti. Io sono una donna con disabilità e guardatemi bene, vi sembro debole? No, è il segno che bisogna sempre reagire". Insomma, tu sui social, anzi, a me hanno colpito molto i tuoi post, perché tu veramente con estrema tranquillità racconti la tua vita, racconti le tue giornate, racconti i tuoi allenamenti. Mostro alcuni post perché davvero mi piacciono tantissimo. Tu hai scritto: "Yes, I can", e ti vediamo accanto a una sorta di spaventapasseri, e ancora alcune tue foto, before and after, il prima e il dopo. E allora vediamo alcuni proprio filmati di questa tua quotidianità che tu racconti sui social. Poi ti voglio chiedere un po' di cose anche su quanto sono importanti questi strumenti anche per infondere coraggio. Vediamo un po' il tuo Instagram in questo filmato. A parte che scopriamo una Martina Caironi cantante, mi sembra, in questo filmato. Quanto Sì, sono no, mi fa. importanti? Dimmi, dimmi. Dimmi, No, dimmi, scusa. dimmi, dimmi. Che mi fa un certo effetto vedere appunto in un programma televisivo i video miei di Instagram, non mi era mai successo. E effettivamente ormai oggi
Quando pubblichi qualcosa diventa veramente di dominio più che pubblico e il potere di questi semplici video o delle immagini sono, credo, il potere è quello di poter ispirare anche qualcuno e far vedere che anche le cose più semplici possono essere fatte con tranquillità, con una protesi. E per me la protesi è davvero libertà, perché come vedete, poter andare sugli scogli, poter pattinare, poter camminare, insomma, fare quelle Sì. cose che di solito chi non ha una gamba magari non pensa di poter fare, invece assolutamente si possono fare. Guarda Martina, dovevo farti una domanda, ma sarebbe stata sicuramente banalissima in confronto a questa bellissima risposta che hai dato, questa spiegazione, quindi grazie. Voglio chiudere con queste tue parole, la mia protesi è libertà. Grazie davvero Martina, grazie per essere stata qui con Grazie noi e in bocca al lupo per tutte le tue prossime sfide. Grazie davvero per tutto. A a voi. presto. Arigato gozaimasu. Bello, l'hai imparato a Tokyo, immagino. certo. Grazie Martina e a presto. Ve l'avevo promesso inizio puntata, solo super ospiti oggi a Timeline e continuiamo con livelli altissimi. Sta per arrivare una delle donne più amate e seguite, nonché più brave sui social. In totale sono 10 milioni le persone che seguono lei e le sue ricette. C'è un mondo da scoprire, adesso lo scopriremo. Vediamo un po' dei suoi video e poi tenetevi forti perché lei sarà qui con noi. Ecco chi sta per arrivare. Questo è un pane ad alta idratazione, si dice, che quando lo sfornate è pieno di bolle dentro. Torta soffice, mascarpone, fichi e noci. Velocissima e facilissima. Siete pronti ad assaggiare le tagliatelle? Mi raccomando, infarinate bene il piano perché l'impasto è appiccicoso, eh? Quindi mettete un bel po' di farina. Senti come scrocchia? Piccolette. Sono stata brava, dai. Posso dirmelo? Pollice. Fatti in casa per voi. E io sono felicissimo di dare il benvenuto a Benedetta Rossi, ben arrivata a Timeline. Ciao, ciao. Grazie Benedetta per essere qua. Allora, lo dicevo perché i numeri parlano chiaro. In totale sono 10 milioni le persone che ti seguono. Ecco i tuoi profili. Sono 3,9 milioni su Instagram. Ecco qui il tuo profilo. Lo sto mostrando. E poi solo su YouTube vediamo 2,7 milioni. Poi c'è Facebook. Insomma, ti sei data una spiegazione a questo successo davvero enorme, forse il più grande in Italia. Mi faccio ancora tante domande e cerco di capire, cerco di. Quando c'è stata l'esplosione, sono sincera, non ci dormivo più la notte perché dicevo, ma sono una ragazza semplice, non cercavo il successo, mi piaceva semplicemente condividere la mia vita e quello che faccio di solito e mi sono trovata così, diciamo, proiettata di fronte a tantissime persone che mi seguivano e si erano affezionate a me, non sapevo. Il motivo vero di questa affezione e di questa simpatia che suscitavo, penso che siano un insieme di cose. Ecco, sicuramente uno dei motivi, Benedetta, perché io ti seguo da anni, ormai posso essere davvero una sorta di tuo biografo, è la Grazie. famiglia, è la tua dimensione anche un po' più privata, no? Che racconti. Sono tantissimi post, li vediamo, qui ti vediamo. Tu hai scritto foto ufficiale della nostra Pasqua 2020, eravamo in lockdown e vi vediamo tutti super abbracciati e ancora. Le tue zie, tua zia, vediamo, zia Giulietta, hai scritto: da zia Giulietta oggi c'erano gli gnocchi fatti in casa con 96 anni di esperienza. E poi proprio l'altro giorno avete festeggiato nonna Blandina, mitica, che ha compiuto 98 anni. Ecco qui, tanti auguri. Ecco, forse uno dei segreti è anche questo, cioè questo racconto così anche. Se vogliamo autentico, senza filtri, disintermediato, che è un po' l'opposto di quello che propongono gli influencer, no? Se vogliamo, cosa che tu non sei, tra l'altro. Ma io mi piace proprio mostrarmi a 360 gradi, no? Cioè condividere tutta la mia vita, perché mi viene più facile così, piuttosto che far vedere una Benedetta concentrata sul lavoro, cioè quello che veramente oddio, non trovo le Ti parole giuste, preme sono un po' emozionata. Allora, raccontare, quello che ti preme raccontare, immagino.
Esatto, è proprio quello che è la mia quotidianità, che è fatta proprio di affetti, di momenti che diciamo sento molto con entusiasmo. Cioè io quando vedo nonna o zia che tra di loro chiacchierano e condividono e raccontano, mi piace far vedere la loro vita, no? Perché è anche un'esperienza di saggezza, è un insegnamento profondo quello che possono dare gli anziani, e quindi mi piace condividerlo. Ma nonna Blandina e zia Giulietta capiscono i social, cioè capiscono il tuo lavoro? Perché molte volte quando qualcuno fa questo lavoro, insomma, contemporaneo, non tutti i parenti capiscono. Loro cosa hanno capito? Hanno capito che ci sono tantissime persone che mi seguono e sono interessate alla loro vita, alla loro storia e alle loro esperienze. Nonna l'altro giorno era un po' triste perché è stata poco bene e ci ha avuto questa, insomma, qualche giorno di febbre probabilmente dovuta ad un'otite. Okay. E si era un po' buttata giù. Il fatto che io ho letto tutti i messaggi dove le persone erano interessate a lei, che gli auguravano di riprendersi, che era la nonna di tutti, un pochettino gli ha dato una carica in più, no? Si è dovuta far forte anche per loro. E quindi hanno ben capito, secondo me, che cosa sono i social, anche Vedi. Se alla loro maniera. Certo, bravissima. Però brava anche tu che cerchi, no, di farlo capire. E il tuo rapporto, per esempio, appunto, con tutto questo mondo, anche dei commenti, dei feedback, com'è? Perché mi immagino, insomma, chi diventa famoso oggi da adolescente, penso ai TikToker, insomma, lo diventa da giovanissimo, quindi magari entra più nel DNA. Diventarlo da adulto, come si gestisce tutto questo? È stato facile, è stato difficile? Allora, è stato difficile fino ad un certo punto, fino a quando non ho capito che tutti quei commenti e quei messaggi che mi arrivavano non erano tanto di persone, cioè che erano al di là di un cellulare, ma erano di persone che erano affezionate a me, quindi ho considerato tutte queste persone che come se fossero degli amici, delle amiche, sì, con le quali condividevo la mia vita. Allora in quel momento è stato tutto molto più semplice. Cioè, cercando di, insomma, anche così trovare una dimensione forse anche più giusta per te, che ti si confacesse, sì, esatto, maggiormente. E sui social, rimanendo sempre sui social, tu sei veramente un'assoluta regina, non so se lo sai, è spuntato un certo Benedetto a un certo punto. Ah. Sì, sì. Un certo Benedetto, io non so, allora vediamo, insomma, questo filmato in cui vediamo Benedetto all'opera e poi ti voglio chiedere un po' di cose. Ciao Bardasce e Bardasce, io sono Benedetto e benvenuti nella mia rubrica di cugina. No, la cugina è la mia. Porca gioetta! A voglio dire che non mi ci trovavo su sta cugina! Ah, non è la mia, non è! Vabbè, quindi non me la posso usare? No, perché poi me la sporchi. Questa è la mia, la cugina. Ma manco nuovo posso rompere? No, chi pulisce dopo? Ah, io no, di certo. Allora. Vabbè, niente, allora magari al prossimo video per un'altra ricetta. Mo' mi vendo qualcosa, no? Ecco. Comunque, tutto questo è fatto a caso per voi. Fatto a casa per voi. Fatto in casa. In casa. E cara Benedetta, diciamo, le sorprese non finiscono qua, perché come si diceva, caramba che sorpresa, Benedetto è qui, Paolo Camilli, che introduco subito. Wow. Sorpresa. Ciao. Eccolo. Ciao Benedetta. Sorpresa. Ah, che bellissima sua sorpresa. No, ragazzi, io sono... Ciao. Dimmi, Benedetta. Ho avuto una bellissima amicizia e simpatia, cioè, lo stimo tantissimo, mi piego dalle risate con lui. Ma come è nato tutto? Perché diciamo che nel mondo televisivo l'imitazione è sempre consacrazione, no? È proprio un attestato di, ok, sei qualcuno. Come è nata questa imitazione? Te lo chiedo così a bruciapelo, visto che non sapevi di questa sorpresa. Lo chiedo sia a Benedetta sia a Paolo. Ma credo che sia giusto che risponda Paolo. Perché vai Paolo, giusto. Allora, sì. No, infatti è nata più che altro non tanto come imitazione, ma come alter ego di Benedetta. Infatti ho pensato di creare Benedetto, però una versione più imbranata. Infatti ogni ricetta di Benedetto non va mai a buon fine, purtroppo. E, perché seguivo Benedetta, quindi ero veramente catturato dai suoi video, e una cosa che condivido, che ha detto poco fa Benedetta, è che si è creata tra di noi subito una sintonia. Sei visto? È la prima volta che sono andato a casa di Benedetta, è stato come, cioè, subito come andare a casa di veramente di un parente. Mi sentivo molto
a casa. Sei visto? E infatti sui social ha un sacco di visualizzazioni perché si è creata proprio un'alchimia. Aspettiamo allora altri video. Io voglio ringraziare per questa sorpresa Paolo Camilli, che è anche un bravissimo attore, lo dico, quindi grazie per essere stato qui con noi, e poi a Benedetta Rossi per aver inaugurato la prima puntata di questa nuova edizione. Grazie davvero Benedetta, sei l'esempio che l'autenticità paga sempre, l'autenticità paga sempre, grazie. Ciao. Grazie. Ciao Benedetta, ciao Marco. Grazie ciao. Ragazzi, a sabato prossimo con Timeline, grazie a tutti.